Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Domenica 23 giugno 2024, Tamayo Perry, attore di successo noto per aver recitato in film come Pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare e serie TV come Lost e Hawaii 50, è morto all'età di 49 anni in seguito a un attacco di squalo mentre faceva surf al largo di Oahu nelle Hawaii. Secondo un testimone che ha lanciato l'allarme dalla spiaggia di Malaekahana, Perry è stato attaccato dallo squalo e ha subito diversi morsi prima che i soccorritori potessero raggiungerlo. Nonostante i tentativi di salvarlo, l'attore è stato dichiarato morto una volta tratto in salvo. La notizia della morte di Tamayo Perry ha sconvolto tutti coloro che lo conoscevano. Kurt Lager, capo ad interim della sicurezza oceanica, ha descritto Perry come un bagnino amato da tutti, noto soprattutto nella zona costiera della North Shore di Oahu. Lager ha sottolineato la personalità contagiosa di Perry e il suo amore per il surf, che lo aveva reso famoso in tutto il mondo. La perdita di Tamayo Perry ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo e degli sport acquatici, con molti fan e colleghi che gli hanno reso omaggio sui social media. La sua morte è un triste ricordo dei pericoli che possono derivare dalla pratica di sport acquatici in luoghi noti per la...